Buonasera e bentornati su Confartigianato News, la nostra rubrica settimanale rivolta al mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa. Questa puntata è interamente girata all'interno della sede della Confartigianato della provincia di Rimini, proprio per dare informazioni su quello che riguarda il mondo dell'imprenditoria e della piccola imprenditoria e anche quelli che sono i servizi e le opportunità che Confartigianato è in grado di offrire ai propri associati. Partiamo quindi con il primo servizio, dove abbiamo fatto un'intervista a Paolo Corbelli, funzionario di Confartigianato, su due temi. Uno che riguarda la responsabilità amministrativa degli organismi societari e l'altro la nuova normativa sulle emissioni in atmosfera. Il decreto 81, quello di tutela dei lavoratori, ha introdotto l'obbligo, c'è una facoltà, non un obbligo, di determinare la mancanza di responsabilità amministrativa di ogni organismo societario, per cui escludendo le realtà individuali, per quanto riguarda la commissione di reati effettuate nell'interesse dell'organismo da parte dei soggetti che devono procedere a fare e a mettere in atto le decisioni del datore di lavoro, per cui parliamo dal datore di lavoro, responsabile del servizio di sicurezza, ai dirigenti o ai preposti. In effetti che cosa significa? Che se succede, parlando sempre di tutela del lavoro, se succede un infortunio grave o gravissimo o un decesso, per cui un omicidio colposo, l'organizzazione ne risponde a livello amministrativo con il proprio patrimonio, perché se non dimostra di aver controllato e vigilato che i propri dirigenti o responsabili applicassero le normative di sicurezza all'interno del luogo di lavoro per la tutela dei lavoratori, naturalmente vuol dire che hanno ottenuto un beneficio a livello di organismo e pertanto l'organismo viene punito con questa sanzione amministrativa, che ha delle importi molto rilevanti, perché pensiamo che si può partire da una base di 50.000 euro fino a 1.600.000 euro, per cui l'unico modo di togliere questa responsabilità amministrativa all'organizzazione è quella di creare un, si chiama modello organizzativo, cioè un sistema documentato e vigilato da un organo di controllo con dei poteri effettivi, in modo che questa organizzazione metta in atto la verifica che tutti i suoi organi, per cui come dicevo prima dagli amministratori e dirigenti, applicano correttamente le leggi e tengono aggiornato quello che è l'andamento giuridico di responsabilità all'interno dell'azienda. Passiamo infine all'ultima questione che riguarda invece nuove normative sulle emissioni in atmosfera. Innanzitutto questa normativa chi coinvolge? Ecco, coinvolge tutte le attività sia individuali che societarie che immettono in atmosfera tramite canalizzazione o anche tramite emissione diffusa dei gas, dei vapori, delle polveri. E questa normativa cosa prevede? Quindi quali sono le novità? Ecco, già nel 2006 era stato emanato il testo unico ambientale. Dal dicembre 2009 e da marzo 2010 la regione prima e la provincia dopo hanno modificato quello che sono le procedure di autorizzazione, imponendo che tutte le autorizzazioni, già come previsto dal testo unico, non abbiano validità superiori ai 15 anni e pertanto tutte le autorizzazioni richieste che hanno superato questo indice di tempo devono essere ripresentate e riottenute. Diversamente, per molte attività si possono utilizzare delle procedure semplificate rispetto a quello che è la procedura ordinaria. Pertanto tutte le aziende devono iniziare a controllare la propria autorizzazione, se è conforme all'impianto esistente, perché basta solamente che sia stato anche modificato l'impianto, ma non solo l'impianto tecnologico, ma anche i prodotti utilizzati, i quantitativi. Poi devono controllare che il tempo trascorso dall'autorizzazione al momento in cui viene fatto il controllo oggi non abbia superato i 15 anni e poi un ulteriore controllo che deve essere fatto sono per tutte quelle attività che esistevano nel 1988, data di entrata in vigore delle prime norme sulle emissioni. Tutte queste attività, se superano questi parametri, devono richiedere o ottenere entro breve termine una nuova autorizzazione per continuare a gestire il proprio impianto. Diversamente non sono più autorizzate a continuare l'attività.
Va bene, quindi per qualsiasi informazione in merito a queste tre questioni che abbiamo toccato questa mattina ci si può rivolgere presso la Confartigianato, in particolare la Confartigianato di Rimini, chiedere di Paolo Corbelli. Un mercato immobiliare in costante evoluzione esige regole, modalità e tempistiche nuove. Sinergie Immobiliari, la società consortile costituita dalla Confartigianato di Rimini, tra le più qualificate agenzie associate, mette in rete, in tempo reale, ogni tipo di informazione moltiplicando le opportunità e le occasioni del mercato immobiliare. Esperienza, professionalità e convenienza a garanzia di un'assistenza qualificata. Tutte le informazioni nel nostro sito www.sinergieimmobiliari.com e sul magazine quindicinale Sinergie Immobiliari. Il 31 dicembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto flussi, di cui noi avevamo già parlato in una precedente trasmissione, e che prevede l'ingresso di oltre 90.000 extracomunitari in tutta Italia. E la Confartigianato di Rimini, tramite il servizio Extra Point di Confartigianato, è in grado di offrire informazioni ed assistenza in questo senso. Ne parliamo quindi con Katrin Grelli, responsabile del punto Stranieri Extra Point. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 di dicembre il decreto flussi, nuovo decreto flussi che prevede appunto oltre 98.000 nuovi ingressi di extracomunitari. Il decreto è fatto in modo che i datori di lavoro possano richiedere di far entrare in Italia dei lavoratori extracomunitari per venire a lavorare presso di loro. È una procedura piuttosto complessa e molto lunga, per cui noi da lunedì prossimo, 17 del mese corrente, iniziamo a caricare le domande fatte da parte dei datori di lavoro nei nostri PC e i primi invii verranno fatti il 31 di gennaio. E a questo punto bisognerà attendere che le prefetture dicano quali domande vengono accolte in base all'ordine di arrivo, poiché appunto i posti sono limitati, e che rilascino al datore di lavoro il nulla osta, che è il documento che dà la possibilità al lavoratore di entrare in Italia. Questo documento deve essere spedito dal datore di lavoro al lavoratore nel suo paese d'origine, il quale dovrà presentarsi con questo nulla osta della prefettura all'ambasciata italiana del suo paese d'origine per ottenere il visto per entrare regolarmente in Italia. A quel punto sarà sufficiente presentarsi entro 8 giorni in prefettura per poter richiedere successivamente il titolo di soggiorno, permesso di soggiorno, alla questura di Rimini. E ancora non è stabilito quanti posti vengono riservati alla provincia di Rimini. Questa suddivisione verrà fatta successivamente dal Ministero, successivamente all'invio delle domande. In particolare il 31 di gennaio è previsto alle ore 8 di mattina l'invio delle domande che sono riferite a lavoratori provenienti da paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Italia, mentre il 2 di febbraio è previsto l'invio delle domande che riguardano lavoratori domestici che siano provenienti non dai paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Italia, mentre per il 3 di febbraio invieremo le domande di conversione dei permessi di soggiorno, ossia la possibilità per extracomunitari già presenti sul territorio italiano con un permesso di soggiorno per studio o per lavoro subordinato stagionale di poter convertire il loro permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro annuale.